Amici di Android Blog, bentornati. Oggi vi faremo un confronto tra Nova Launcher e Apex Launcher, due launcher presenti su Google Play Store con qualche fattore simile e qualche differenza. Partiamo subito dalle impostazioni. Ricordo innanzitutto che entrambi i launcher li abbiamo provati sullo stesso dispositivo, infatti come potete vedere abbiamo due S2. Già la differenza delle impostazioni. Schiacciando sul tasto sinistro del nostro S2 abbiamo un po' più di settaggi su Apex, mentre su Nova possiamo andare soltanto a cambiare lo sfondo, gestire le applicazioni e andare direttamente sulle impostazioni Nova del sistema. Andiamo sulle due impostazioni. Come potete vedere, l'incolonamento è abbastanza simile su entrambi i launcher. Partiamo dal desktop home screen. Qua la possibilità di fare la griglia, larghezza o l'altezza del margine, la barra di ricerca persistente, mostrare ombre, gestire la quantità o la disposizione delle schermate nella home screen, l'effetto di scorrimento, lo scorrimento del wallpaper, indicatore scorrimento, etichette icone e anche le avanzate come la sovrapposizione dei widget. Mentre per quanto riguarda Apex troviamo anche qua griglia orizzontale verticale, il margine orizzontale verticale, le dimensioni dell'icona, gestire le schermate, il tipo di scrolling. Piccola chicca che c'è in più è ovviamente, non è qua ma è dopo, scusate, comunque anche qua la possibilità di decidere lo stile dell'indicatore, eccola qua, usare la modalità tablet UI. Questa è qualcosa che su Nova non è presente ed è questa, come potete vedere, il tasto che va poi di nuovo sull'app drawer viene spostato qua in alto e non viene impostato centralmente. Noi adesso lo andiamo a togliere in modo tale da far vedere, scusate, eccolo qui e va bene. Poi per quanto riguarda drawer, possibilità di griglia, effetto di scorrimento, la trasparenza dello sfondo, stile, un sacco di impostazioni come potete vedere, cartelle, scrolling infinito e nelle avanzate la possibilità di isolare delle schede, chiudere automaticamente le applicazioni dopo che sono state aperte, ricordare la posizione, anche qua la possibilità di nascondere su Apex le applicazioni, lo stile, la trasparenza, l'animazione, tutte le differenze della griglia, del margine, le dimensioni dell'icona, il tipo di scrolling, icona delle schede del drawer e quant'altro, un pochettino più numerose su Apex. Poi andiamo sulle impostazioni della dock. Qua invece Nova ci dà la possibilità di disabilitare o abilitare la dock, lo stile, quante pagine, il numero di icone, la larghezza del margine, l'altezza della dock e il dock sovrapposto al desktop, mentre qua anche su Apex troviamo il numero di pagine della dock, il numero di icone, il margine orizzontale e verticale, la dock sovrapposta, i vari scrolling, indicare e mostrare o meno l'indicatore. Arriviamo a parlare delle cartelle. Abbiamo anche qua anteprima, lo sfondo, come potete vedere le impostazioni sono abbastanza simili. Se Nova ci dà tre tipologie di cartelle, quella pila, griglia, ventola, Apex ce ne dà quattro, dove il mazzo è la pila di Nova, ventaglio è la ventola di Nova e infine abbiamo la griglia, quindi le prime tre sono praticamente uguali tranne poi il raggruppamento per cartelle in stile iOS. Sfondo della cartella, stile dello sfondo, la trasparenza, comunque sia, sono abbastanza simili, anche la possibilità di nascondere le etichette in entrambi. Poi abbiamo aspetto, che qua invece sono impostazioni tema, possibilità di andare a settare il tema predefinito che sono scaricabili sul Play Store, mentre qua abbiamo il colore del tema, il tema delle icone, i famosi icon pack, le dimensioni e praticamente tutto questo, poi l'ordinamento dello schermo, la velocità dello scorrimento e dell'animazione. Parlando poi invece delle qua gesti e pulsanti, qua abbiamo impostazioni e comportamento, ovvero vi è la possibilità di andare a settare delle gesture per il launcher per rendere più semplice l'utilizzo del dispositivo di per sé, quindi c'è anche la possibilità di andare a tirare giù la barra di stato, comunque sia potrete andare a decidere voi. Infine vi parlo delle impostazioni di notifica o contatore di notifiche. Entrambi i launcher offrono un pacchetto per
per farci vedere quante notifiche ci sono arrivate, su Nova si chiama Teslan Read, su Apex, Apex Notifier. Se su Apex abbiamo la possibilità di settare anche lo stile, comunque sia come su Nova, ci dà anche la possibilità di andare a decidere quali applicazioni noi vogliamo far notificare. E quindi potremo anche farci notificare WhatsApp, che è un qualcosa importante. Poi oltre alle applicazioni calendario, telefono, Gmail, batteria e anche il client mail. Mentre su Nova possiamo soltanto farci notificare gli SMS, le chiamate perse, Gmail e il client email. Quindi qualcosina in meno su Nova. E infine abbiamo le impostazioni avanzate, che su Nova troviamo qua in fondo. Praticamente sono le stesse, scusate un attimino, eccoci qua: personalizzazione del menu, ridimensionamento dei widget, cosa che troviamo anche qua. Solo che sulle impostazioni avanzate di Apex possiamo anche decidere quale tema, quale launcher settare, mentre su Nova lo troviamo direttamente sulle impostazioni principali. Quindi, come avrete potuto vedere, ecco, un difetto di Apex: ogni volta che si va a cambiare un settaggio, quando si ritorna sulla home screen ha qualche piccolo rallentamento. Invece Nova di questi problemi non ce ne ha dati. Ricordiamo che entrambi i launcher li abbiamo provati per una settimana sullo stesso dispositivo, con lo stesso sistema operativo, versione del sistema operativo. Quindi andiamo sulle impostazioni del sistema, vi faccio vedere info sul dispositivo, siamo con la 4.1.2, quindi in modo di cercare più omogenea e oggettiva la recensione. Pregi entrambi, comunque sia, offrono una grandissima personalizzazione del proprio dispositivo per chi magari non gli piace il launcher predefinito e inserito sui vari dispositivi. Tra i difetti, l'ho detto prima, qualche rallentamento per quanto riguarda Apex. Difetti di Nova sono quelli del contatore delle notifiche, nel senso che qua mi notifica che io ho ricevuto 3 email e una mail su Gmail. Ora qua non mi si è aggiornato, però su Apex mi va a notificare anche tutte le mail ricevute sulle varie cartelle presenti proprio all'interno di Gmail, quindi social, promozioni, mentre Nova mi va soltanto a notificare le mail principali. Inoltre, come potete vedere, appena chiudo la cartella mi notifica che io ho 4 email da leggere, in realtà ne avrei di più. Apex invece mi notifica 13 email su Gmail e poi mi appare anche l'iconcina delle notifiche sul client email su 3 email. Ora qua non capisco perché non mi si aggiorna, però comunque sia ve lo posso assicurare perché l'ho provato per molti giorni. Entrambi i launcher sono presenti sul Google Play Store, sia in versione gratuita che versione a pagamento. Consigliamo ovviamente acquistare la versione a pagamento, perché comunque sia offre servizi maggiori. Entrambi i launcher pesano più o meno uguale, nel senso che Nova mi sembra che pesi poco più di 3 MB, mentre Apex 245, 285, ora non mi ricordo, comunque sia sono abbastanza simili. Per oggi è tutto, un saluto da Mattia Pignataro per androidblog.it.